Oggi parliamo dei libri che ho letto il mese scorso e chiudiamo la parentesi 2020 e come sono andati i propositi, eccetera. Il primo libro che ho letto a dicembre è stato Rase di Tilly Cole. Allora, mi ha un po' deluso, lo ammetto. Mi ha un pochettino deluso perché io mi aspettavo questa storia strafighissima. Sì, è abbastanza figa, ma ci sono tratti noiosissimi. Ci sono un casino di parole in russo all'interno di questo libro, il che è stato molto divertente da leggere. Ma devo dire che l'ho trovato veramente troppo assurdo per essere credibile, fattibile, ecco. Cioè, ho dovuto veramente dire, sì, va bene, ci stiamo immaginando che possa succedere. Magari può effettivamente succedere, io sono molto ingenua, non lo so. La nostra protagonista si chiama Kisa e il nostro protagonista maschile si chiama Luca. Kisa e Luca sono questi figli di questi boss della mafia russa e dal momento in cui sono nati, tutti quanti sapevano che erano destinati a stare insieme per varie motivazioni. C'è una motivazione molto strana, ovvero che uno dei due ha una macchia di azzurro negli occhi, che sono l'azzurro dell'altro, particolare. Quindi i due sono destinati a stare insieme. C'è quest'altro figlio di un altro boss che è geloso, che vuole Kisa solo per sé. A un certo punto Luca viene fuori che ha ucciso il fratello di Kisa ed è morto. In realtà, cosa è successo? Luca è stato portato in questa specie di gulag sotterraneo che nessuno conosce, creato dalla mafia ucraina, se non sbaglio. A questo punto praticamente Luca viene torturato e obbligato a combattere alla morte per il giubilo delle persone. Ecco, viene trasformato in una macchina da guerra e poi ovviamente scappa, lui non ha ricordo di niente e incontra Kisa per caso. Questo gulo sotterraneo è da tutt'altra parte, però ovviamente la incontra per caso, perché il destino vuole così. È divertente, perché lo stai leggendo, però ci sono alcune parti che veramente sarebbero da prendere e togliere, perché non servono a niente nella trama. Nei momenti in cui c'è tensione è molto divertente. Tutti gli altri momenti sono da prendere e buttare, perché è noioso come la morte. E poi ho letto un libro meraviglioso, che io, se ci ripenso, piango tutte le mie lacrime, ed è Wolfsong di T.J. Klune. Ho letto questo libro appena mi è scaduto il prestito di The House in the Cerulean Sea, che lo stavo ascoltando l'audiobook. Poi è ovviamente finito il prestito e mi sono detta, vabbè, proviamo a leggere qualcos'altro di T.J. Klune disponibile in biblioteca, in modo che provo altri libri suoi. Cosa tutto non è! È tutto scritto in prima persona, che è già strano per me, perché io non ho letto così tanti libri in prima persona. Però questo è scritto in prima persona e ci è voluto un pochettino per abituarmi al fatto che fosse scritto in prima persona. Ma nel momento in cui ti abitui... Allora, il nostro protagonista è Ox e lui vive con i genitori. E il padre è uno che picchia la madre e lui. E il padre è un meccanico e a un certo punto Ox vede che il padre se ne va. E rimangono lui e la madre. Nello stesso periodo si trasferisce questa famiglia in questa casa che era abbandonata da un sacco di tempo. Lui, tornando a casa, un giorno incontra il figlio più piccolo di questa famiglia qua, che gli dice, ma perché... Cioè, che cos'è questo odore? Sei tu? Lui riaccompagna a casa questo bambino e scopre che questo bambino non aveva parlato negli ultimi tipo 5 anni o roba del genere. Le prime parole che aveva detto erano a lui. Non so come altro descriverlo se non nel modo in cui l'hanno descritto a me ed è il motivo per cui io l'ho iniziato a leggere, ovvero immaginatevi Twilight ma con i lupi.
E ovviamente immaginatevelo gay. Oh mio Dio, la mia vita. Cioè, io non credo di aver mai letto un libro così. È stato bellissimo. Ho i brividi a ripensare a certe scene e non credevo che sarebbe stato così bello leggere un libro in prima persona. È stato perfetto. E io lo voglio fisico adesso, voglio averlo nelle mie mani, voglio annotarlo. È uno dei miei libri preferiti di sempre. È il libro che io stavo cercando, il libro con i lupi che io stavo cercando. Mi ha cambiato la vita, l'esistenza e io non sarò mai più la stessa. Poi è uscito il terzo libro di Lisa K. Adams, si chiama Crazy Stupid Bromance. In questo seguiamo Noah, che è il genio del computer, e la sua migliore amica Alexis, praticamente nella loro scoperta dell'amore che provano l'uno per l'altro. Era molto carino, cioè è stato molto carino leggere di loro due, eccetera. Quello che io non riesco a farmi andare giù, e qualcuno me lo dovrà spiegare, è probabilmente sono io, ok? Ma se voi l'avete letto fatemi sapere se sono io non riesco a gestire il livello di stupidità che lei vuole mettere su Vladimir, il russo. Allora, ok, tutti quanti lo chiamano The Russian, nessuno lo chiama Vlad, nessuno. E ok, va bene, posso gestire questa mancanza di rispetto. Posso gestire il fatto che sia non spigliatissimo in inglese, lo posso gestire perché ovviamente non è la sua prima lingua, va bene, ma tu me lo fai stupido come una porta, ok? Cioè tu me lo fai stupido come un ciocco di legno, perché questo qui è intollerante al lattosio. E in ogni libro, lei gli fa mangiare cose con il latte. Tanto che lui viene riconosciuto da tutti quanti come quello che ti rovina il bagno e ti rovina la casa. Ed è sempre lì che sta scorreggiando e rotando e vuole mangiare dei bignè, ma non li dovrebbe mangiare, invece li mangia ed è quello che in mezzo a un'emergenza deve andare in bagno, ma allo stesso tempo è un giocatore di hockey e quindi lo chiama, cioè praticamente lo fa passare come un idiota solo e soltanto perché è un giocatore di hockey, quando nella stessa serie ci sono giocatori di altri sport, tipo il baseball e il. Ce n'erano altri che giocavano a football, comunque c'erano altri giocatori e loro venivano presi come: ah, tutti quanti credono che siano stupidi, ma in realtà non lo sono. Mentre lui, che è l'unico giocatore di hockey, è un idiota, ok? Cioè lui è lo stereotipo del russo giocatore di hockey deficiente. E io dico: è il terzo libro in cui tu mi fai sta cosa. E adesso mi viene fuori che il quarto libro sarà su di lui. Quindi mi immagino che ci sarà un qualche tipo di giramento del fatto che lui è molto intelligente nella sua lingua madre, però tu mi hai fatto tre libri dove lui è un cretino cosmico e io ti odio per questo. Quando tu potevi fare in questi tre libri, nel primo potevi farmelo stupido, perfetto, nel secondo e nel terzo potevi farmelo intelligente. O che scoprivamo attraverso gli altri personaggi che non era così stupido? Devo per forza leggere fino al suo libro per vedere che lui non è stupido? Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Poi sono andata velocissima dentro questo vortice di Karina Eli e ho letto praticamente tutto, tranne gli ultimi due libri che sono usciti, della serie di Experiment on Terror. Quindi ho letto Dead Sky Morning, Lying Season, On Demon's Wings, The Dex Files, quindi praticamente un sacco di scene dal punto di vista di Dex e sono state. Poi Come Alive e basta. Tutti quanti mi stanno, cioè mi piacciono, però io sono molto molto paurosa e quindi se ci sono scene che sono troppo paurose per me io le salto, cioè smetto di leggere la scena e vado direttamente al finale o leggo soltanto i dialoghi e non leggo le descrizioni perché io non voglio sognarmi gente che esce dagli specchi o fantasmi o roba del genere, io non li voglio sognare, ok? Non voglio sognarmi mani che escono da sotto i letti e prendono le caviglie delle persone, non voglio dormire normale. Quindi io tutte quante le descrizioni di cose troppo
paurose, io non le leggo. Io le salto e leggo solo i dialoghi fino a che la gente non smette di urlare e allora a quel punto rileggo di nuovo. Mi sento una che imbroglia perché in teoria dovrei leggerle, però io non ce la faccio, ma voglio comunque sapere come va la storia. Stessa cosa che succedeva quando guardavo Supernatural perché mi facevano paura molte scene, quindi mi mettevo la mano davanti agli occhi e aspettavo che la gente smettesse di urlare o che la musica smettesse di essere paurosa, ecco. Seguiamo Dex e Perry che creano questa web series su andare a trovare fantasmi e robe e diventano abbastanza famosi, ma cioè, insomma, il punto è che lei vede veramente i fantasmi, eccetera, e anche lui li vede. Poi ho letto l'ultimo libro che è uscito della serie di Patricia Briggs, quella di Mercy Thompson, che si chiama Smoke Beaten. Io sono felice su dove va questa storia, io adoro, io adoro questa storia. Mi piace tantissimo, mi piace Mercy, mi piacciono tutti quanti i protagonisti. In questo qui, no, in quello precedente c'era un gattino, c'erano cose. Oh mio Dio! E io sono molto molto curiosa di vedere se ci sarà mai uno spin-off che segue la figlia di Adam, perché mi piacerebbe molto. Poi ho letto Ravensong, che è il secondo libro nella serie, quella di Wolfsong. Non mi è piaciuto così tanto. Mi è piaciuto abbastanza perché comunque seguivamo uno dei personaggi della storia e abbiamo proprio visto dal suo punto di vista tutta la storia che è successa in Wolfsong e poi il dopo. L'ho trovato interessante da quel punto di vista. Però un po' una rottura di coglioni rileggere tutta quanta la storia dall'inizio. Però il fatto che fossero lui è un mago o sciamano o quello che è, non mi ricordo. Comunque ha accesso alla magia ed è quello che fa la magia per il branco. Bellissimo! Comunque in questo seguiamo Gordo, che è diciamo, la figura paterna barra fratello maggiore della storia. Lui è quello tutto tatuato, tra l'altro, e i suoi tatuaggi hanno magia. Poi è uscita la novella di Fahrenheit di Penelope Douglas, e in questa vediamo tutti quanti i nostri cari amati protagonisti della serie di Devil's Night, con tutti quanti la loro progenie, e si mettono le basi per quella che penso sarà una serie spin-off con i figli. Cioè, vedere questi personaggi che io ho visto molto particolari, vederli con progenie è veramente, veramente strano. E seguire i loro ragionamenti di progenie, di figli, eccetera, è strano. Ho finalmente deciso, visto e considerato che deve uscire la serie spin-off da quest'anno, di recuperarmi la prima serie che abbia mai scritto Penelope Douglas, che io sappia, con Bully. E credo che questo sia proprio il primo libro che lei abbia mai scritto, ed è scritto solo dal punto di vista della protagonista, invece di essere dal punto di vista di sia lei che lui. Questo è dal punto di vista di Tate, non mi ricordo il cognome. Lei e il migliore amico erano vicinissimi, cioè erano inseparabili. E poi lui passa un'estate lontano da casa e ritorna e non vuole più avere a che fare con lei e inizia a bullizzarla ovunque, a scuola e non. E lei non capisce perché. Lei ha deciso di non sottostare più gli abusi di questo bullo subito dopo che ritorna da un anno in Francia, che dice: ah, finalmente la cosa sarà diversa. E sarà diversa o non sarà diversa? Immaginatevi dove va la cosa. L'ho trovato molto divertente. Cioè, è Penelope Douglas, non c'è molto da dire, insomma. È molto Penelope Douglas. E a me piacciono le sue storie, mi piacciono i suoi protagonisti e mi godo le storie, ecco. E a quanto pare ho un problema mentale perché mi piacciono le storie così. Mi divertono tantissimo. Forse dovrei farmi due domande. L'unico libro fisico del mese è stato Images
Emergency Contact di Mary Choi. È stato molto carino. Mi ha deluso, però io mi aspettavo grandissime cose da questo libro, invece non sono state grandissime. Però è stato molto molto carino. Ci sono questi due ragazzi che si conoscono attraverso la compagna di stanza di lei, perché lui è il fratellastro, ex fratellastro di questa qui. Lui a un certo punto ha un attacco di panico, lei lo trova che sta avendo questo attacco di panico e lo sta portando in ospedale, eccetera. Lui non può perché ovviamente in America devi pagare, eccetera, no? E quindi si scambiano il numero e dicono: se ti senti mai così, chiamami, cioè in caso ti serva aiuto, ci sono. E quindi diventano l'uno il contatto di emergenza dell'altro. E iniziano a parlare, passare del tempo insieme. È molto carino, ma niente di eccessivo. È come guardare un K-drama. Poi, ultima cosa che ho letto è stato Check Please, volume 1 di Ngozi Ukazu. Credo che si pronunci così, se non si pronuncia così mi dispiace. Questa è una storia molto carina, ma troppo, troppo stereotipata, secondo me. È molto strano questo cameratismo che ho letto, è stato molto strano. E tutto quanto intorno a questo ragazzo che inizia a giocare a hockey all'università e ha paura di essere sbattuto come si chiamano? In italiano non ne ho idea. Comunque contro il glass, contro il plexiglass, no? Cioè, ha paura di farsi male perché è giusto che abbia paura. E quindi si sposta, non si fa colpire dagli altri e si butta sul ghiaccio, eccetera. E tutti quanti che dicono: non devi fare così! E check è il nome con cui dici quell'azione lì di dare la spallata, no? All'altro giocatore. E lui non vuole, non vuole, ha paura. E quindi check please è perché ha paura. Ecco, lui cucina torte. Eccetera. È tutto molto particolare. Lo stile dei disegni non mi piace, cioè non mi è proprio piaciuto. E quindi è stato difficile da leggere. E quindi l'ho trovato abbastanza noioso. E anche i dialoghi erano un pochettino troppo. E questo era l'ultimo. Era l'ultima cosa che ho letto nel 2020. E ora passiamo alla parte divertente, ovvero parliamo di quello che io mi aspettavo dal 2020, cioè quello che erano i miei propositi, come sono andata, come non sono andata. Io mi ero scritta che volevo leggere 140 cose, ne ho lette 182, quindi perfetto. Volevo leggere più autori italiani, non è successo. Volevo essere più costante con i video e ci sono riuscita abbastanza, non come vorrei, ma abbastanza, sono fiera di me stessa. Avevo deciso di usare soltanto il rimborso del 730 per comprare i libri e così è stato, ma verso luglio ho iniziato ad avere un pochettino di restrizione economica, quindi non ho più comprato libri, ho usato quei soldi lì per pagare le box della Fairyloot e di Dreamerwale. Finito, perché non avevo più soldi, quindi io da luglio in poi non ho più comprato libri. Fare delle recensioni più puntuali per le nuove uscite, e devo dire che questo ha funzionato solo all'inizio dell'anno e poi da maggio in poi no. Ci sono libri del 2020 che io non ho ancora recensito e mi sento male. E poi mi ero messa come proposito quello di dire di sì e fare effettivamente le cose, cioè che quando qualcuno mi chiede di fare qualcosa io gli dico di sì, allora lo devo fare, non è che devo paccare le persone ogni volta. Devo dire che ci sono riuscita. Oppure semplicemente io non mi ricordo di aver detto di aver paccato le persone, non mi ricordo. Quindi devo dire che i buoni propositi sono andati bene. I buoni propositi per il 2021? Domande. Ma prima vediamo un pochettino com'è andato l'andamento delle letture. Allora, io ho letto 23 libri, cioè 23 cose a gennaio, 19 cose a febbraio, 17 a marzo, 12 ad aprile, maggio 13, giugno 7, luglio 10, agosto 11, settembre 11, ottobre 21, novembre 17 e dicembre 15. Rispetto all'anno scorso, ovviamente sono più bassi, ma va detto che comunque quest'anno è stato
difficile, quindi io ho giocato molto più ai videogiochi e ho guardato molto più serie TV rispetto alle letture. Il che direi che è comunque tempo ben speso. Poi questi io li ho contati scrollando su Goodreads, quindi io non so se ho fatto bene i conti o meno. Comunque, secondo i miei calcoli, ho letto 119 ebook, 12 graphic novel o fumetti, 21 audiobook e 30 libri fisici. 5 erano middle grade, 34 erano young adult, 46 erano new adult e 97 erano adult. Ci sono stati 15 5 stelle, 55 4 stelle, 86 3 stelle, 18 2 stelle e un unico 1 stella. Goodreads mi dice che ho letto 63.151 pagine. Mi sembra una cosa molto. Il libro più corto che io abbia letto era 24 pagine ed era Watch With Me di Fiona Cole, mentre il libro più lungo aveva 838 pagine ed è Assassin's Quest di Robin Hobb. Il libro più popolare che ho letto è stato Clockwork Angel di Cassandra Clare, e quello meno popolare, ovvero con le meno persone che l'hanno letto, ma tra parentesi è un libro italiano, quindi ovviamente ha meno persone, ma è Achico di Michela Cavaliere. Allora, devo dire che se proprio devo trovare un modo di descrivere le letture del 2020, devo dire Alieni Blu è sicuramente una delle cose. E poi ho letto quelli che sono diventati i miei libri preferiti di sempre. E niente, la luce ci ha abbandonato. Quindi è il momento di salutarci. Tutto sommato, comunque, il 2020 mi ha portato delle grandi soddisfazioni, nonostante io abbia letto di meno rispetto al 2019, però direi che è stato un bell'anno in fatto di letture. Fatemi sapere invece a voi com'è andata nel 2020, e magari se avete il link, quello di Goodreads, del vostro anno, del coso di Goodreads, mettetemelo nei commenti perché mi piacerebbe vedere com'è andata a voi. Nel frattempo vi mando un abbraccino e spero che siate tutti quanti bene e ci vediamo al prossimo video.